Si è appena concluso il posticipo Milan-Torino 0-0, non è che sia stata una grandissima partita e partiamo dalla fine, secondo me Cutrone stanotte non dormirà proprio sonni tranquilli, ce l'ha un po' sulla coscienza perché comunque a pochi minuti dalla fine gli è capito che sì, gli è servita una palla veramente d'oro che lui doveva soltanto spingere, non ha preso il giro quella palla e è terminata fuori. A parte questo, diciamo che comunque è difficile. È difficile giocare contro il Torino dei Mazzarri perché comunque tutto sommato anche se a me non piace le squadre in campo le sa mette e quando deve fare una partita comunque muscolare organizzata bene a livello difensivo comunque è un lavoro che sa fare e nel primo tempo meglio il Torino anche se poi non è che ci sono state queste formidabili ma da ambo i lati non ci sono state queste formidabili palle gol, non è che i portieri hanno dovuto smiracolare più di tanto. E secondo me il Milan ha anche messo in campo una buona formazione, sentivo qualche critica, però allo stato attuale, secondo me il 4-4-2 messo in campo da Gattuso è perfetto perché poi c'hai il suo centrocampo che è un po' muscolare con Bakayoko che dovrebbe fungere un pochino da regista anche se non c'ha quel fosforo proprio del regista. C'è Kessié che dovrebbe fare più percussioni, però probabilmente con questo tipo di modulo ne fa meno. E poi abbiamo i due esterni che sono Suso e Çalhanoğlu, che sono due esterni che partecipano, potrebbero eventualmente dare quel fosforo in più che manca avendo un centrocampo muscolare. Sono due esterni che non vanno sul fondo, ma si accentrano entrambi, molto bravi nel cross e nel tiro, e danno modo accentrandosi ai due esterni che nel caso di oggi erano Calabria e Rodriguez di scendere sulla fascia e sovrapporre. Per quanto riguarda i due attaccanti, sono ben assortiti secondo me perché Cutrone attacca lo spazio e Higuaín è quello che invece torna indietro anche a dialogare e volendo, vista la sua tecnica, anche eventualmente a fare un ruolo di fantasista se capita. Per quanto riguarda la coppia centrale, di fortuna al momento, però Abate secondo me non è male. Chissà che il Milan non possa scoprire un centrale, tra l'altro, secondo me, senza troppe sbavature, anche veloce se peccato scappa l'uomo comunque. C'ha questa dote della velocità, per cui sì, è un'occasione persa per il Milan perché vincendo poteva quasi agganciare l'Inter, gli arrivava un punto, però considerando che poi alla fine sembra che il quarto posto non interessi a Roma e Lazio, tutto sommato il Milan in questo momento dorme sonni tranquilli. Scrivetemi sotto il vostro pensiero, mi raccomando seguite il canale, iscrivetevi perché ci stanno tante cose in arrivo, veramente che non ve ne pentirete. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Dai. Dai. Come si spegne?